Ciao amici YouTube e benvenuti in questo nuovo tutorial. Oggi andremo a vedere insieme come rianimare questo bellissimo smartphone. Un po' datato, però è sempre un bel telefono. È un Galaxy S3 Neo GTI 9301i. Mettiamoci subito all'opera. Allora, come prima cosa togliamo la back cover. Da qui mettiamo un'unghia e alziamo. E questa, via. Togliamo la batteria, che poi andremo a sostituire con una nuova. E ora iniziamo a svitare tutte queste vitine qui. Sono a croce, quindi prendiamo un cacciavite a croce e iniziamo a svitare. Le mettiamo qui nel magnete, tanto sono tutte uguali, eh. La SIM la possiamo anche togliere, tanto non ci serve. A questo punto andiamo ad alzare la cornice in questo modo. Mettiamo un dito qui e alziamo, ecco fatto, perfetto. Venuta via con tanta semplicità. Questa la mettiamo da parte e andiamo ad operare qui. Allora, come prima cosa iniziamo a staccare tutti i flat. Quindi 1, 2, 3. Non credo ce ne siano altri. Controlliamo. No. A questo punto alziamo questa parte in plastica. Ecco fatto. Questo lo mettiamo da parte. Poi andiamo a svitare questa vitina qui. La appoggiamo qui. E una volta tolta quella vitina dovrebbe venire via tutta la scheda madre. Esatto. Vedete com'è mobile? Piano piano. Ecco fatto, insieme alla fotocamera. L'appoggiamo da una parte. Qui svitiamo anche quest'altra vitina. Mettiamo di qua. Intanto andiamo a togliere i pulsanti, che dovremo metterli poi sul pezzo nuovo che abbiamo ordinato. Questi in teoria basta semplicemente spingerli verso l'esterno. Uno. E questo di qua, il tasto d'accensione. E due. Perfetto. Prendiamo il fono. Prima di far volare via tutto, mettiamo questi da un'altra parte e iniziamo a scaldare e proviamo a sollevare il tutto. Perfetto, abbiamo tolto anche i pulsanti del volume. Adesso non ci resta che togliere l'altoparlante e la fotocamera. Ecco fatto. Questo lo togliamo, non so se ci sarà sul nuovo, quando andiamo ad aprire vediamo, però intanto lo togliamo e lo mettiamo qui. Adesso bisogna togliere la fotocamera. Ecco fatto. Fotocamera e sensore tolto. Scaldiamo qui. Mi raccomando, usate un fono casalingo, non quello lì da carrozziere. Ecco fatto.
Mettiamo da parte anche questo. Questo lo mettiamo via. E subentra il componente nuovo acquistato su eBay. Eccolo qua. Comprato da Componenti Digitali. All'interno troviamo lo scontrino. www.componentidigitali.com è il loro sito. Questo è il prezzo. Questo via. Ecco qua il componente nuovo. Vedete? È già mezzo assemblato. Perfetto. Togliamo questa pellicola. Allora, adesso andremo a fare il lavoro tutto a ritroso. Partiamo nel mettere il primo componente che va qui, non ci sbagliamo. La colla, essendo ancora caldo, ha attaccato subito. Perfetto. Possiamo mettere anche il sensore con la fotocamera, che tanto si mette semplicemente via incastro. Poggiamo prima il sensore, lo incastriamo e poi mettiamo la fotocamera. Tac. A questo punto togliamo questa pellicola dove sotto c'è il biadesivo. Andiamo a prendere questi, che sono pulsanti del volume, e l'altoparlante. Quindi appoggiamo prima l'altoparlante. Mettiamo tutto per bene nella loro sede, tanto c'è il disegno, non si sbaglia. Doveva venire proprio ora, muratore di sopra, eh? Perfetto, abbiamo messo anche questo. A questo punto potremo anche mettere il tasto del volume, questo qui. Togliamo quest'altra pellicola. Prendiamo le viti, quella nera era di qua, quella argentata di qua. Mettiamo questa placchettina che era qui, dove poi ci va la vite. Perfetto. Tac. A questo punto possiamo mettere la scheda madre. Mettiamo l'unica vitina che ferma la scheda madre, questa qui nera. Qui. Tac. Colleghiamo il flat. I tre flat sono stati collegati. Manca il quarto, che è questo qui, che prima incastriamo in questo modo, e una volta incastrato colleghiamo il flat. Tac. Rimettiamo la SIM, rimettiamo il pulsante power, ora anche il martello pneumatico. A questo punto cosa dobbiamo fare? Dobbiamo rimettere la cornice, questa qui, la mettiamo, andiamo a mettere tutte le viti, almeno ferma anche la scheda madre. E vai, ora non posso parlare, fanno casino. Comunque mettiamo questa qui sopra, in questo modo, vedete? La si incastra, così, tac. Non ho finito. E si mettono le vitine, queste qua. Ora io ne metto qualcuna e facciamo una prova, vediamo se il telefono funziona. Mettiamo anche la nuova batteria acquistata su Amazon, questa vecchia la mettiamo da parte e andiamo a fare la prova. Togliamo lo zoom, proviamo ad accendere.
Perfetto. Ragazzi, non potete immaginare che emozione. Questo telefono è stato per anni chiuso in un cassetto fermo, spento, col monitor andato e adesso è rinato. Meraviglioso. Perfetto. Il touch funziona. Che spettacolo, ragazzi. Allora, spengiamo. Spegni. Il dispositivo verrà spento, ok. Si mette qui. Finiamo di mettere le nostre viti. Mettiamo la back cover. Perfetto. Rifacciamo la prova. Io ragazzi, come al solito, spero il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. Qualsiasi domanda, dubbio, perplessità, scrivetemela qui sotto nei commenti e io vi risponderò. Ciao e alla prossima. E come vi saluto sempre con il fischio.